Sono Sebastiano Esposito, il goleador. Ho iniziato a giocare a calcio da piccolissimo. Ho iniziato a amare il calcio e a avere questa passione grazie a mio fratello, che diciamo, è più grande di me, mio fratello maggiore. E grazie a mio padre, grazie a mio zio e a mio nonno, diciamo una famiglia che ama e vive per il calcio. Viene tramandata da mio padre, che comunque ha fatto il calciatore anche se nei dilettanti, e io che ho fatto e ho svolto tutto il settore giovanile con il Napoli. Fin da piccolo il mio giocatore di riferimento è sempre stato Francesco Totti, è sempre stato il mio idolo, ma adesso diciamo che lui ha finito la sua carriera, penso che il mio idolo sia nella mia squadra maggiore, ovvero Mauro Icardi, perché lui è capace ad attaccare bene gli spazi, in area di rigore è formidabile, sa dove cade la palla e sa come far gol. Icardi, è gol! Io preferisco giocare attaccante, però visto che ho una buona tecnica mi piace giocare anche trequartista e fornire degli assist oltre che fare gol. In fase offensiva può giocare un po' dappertutto. Può giocare un po' dappertutto, è logico che pian piano con gli anni dovrà trovare una sua collocazione precisa. Però in questo momento può giocare dietro la punta, può fare la prima punta, può giocare anche se capita qualche volta esterno, perciò è un giocatore che ha l'intelligenza calcistica. Un giocatore quando è bravo può giocare un po' dappertutto. Dal punto di vista calcistico sicuramente è un profilo molto interessante, perché è un attaccante che ha il vizio del gol, per fortuna, e quindi un attaccante che ha tante qualità e ancora qualche cosa su cui deve migliorare, però diciamo che sono tante le qualità su cui può contare. Innanzitutto quello di essere intelligente calcisticamente, furbo, che per un attaccante è importante, e che dentro l'area è veramente letale, perché quando capita una palla difficilmente se la fa scappare. Il mio sogno, come tutti i ragazzi che sono qui, come tutti i ragazzi che amano il calcio, è diventare un giocatore professionista. E cerco di dare il massimo per questo. I consigli che mi sento di dare ai miei figli è di non mollare mai e soprattutto di scavalcare e saltare gli ostacoli, perché ce ne saranno e ce ne sono all'infinita, e di essere umili e di credere in quello che fanno. Anche se tutti pensano che questo è un mondo dorato, per arrivare su bisogna far fatica, bisogna fare delle rinunce, è difficile, se no tutti lo farebbero. Perciò fare il calciatore a certi livelli è molto molto difficile. Io per mio figlio gli auguro il massimo, però è difficile e speriamo bene.